Grazie all'aiuto dell'informatica e dello sviluppo del processo civile telematico siamo riusciti a creare dei punti di contatto fuori del tribunale tra l'utenza e il tribunale, nel senso che per le pratiche della volontaria giurisdizione, cioè delle fasce deboli, le persone potranno recarsi a questi sportelli come se si recassero in tribunale, far acquisire direttamente per via informatica nel processo civile telematica le loro istanze e lì ricevere anche le risposte del tribunale. Un sistema diffuso e coordinato di pubblica tutela a favore dei cittadini in condizioni di fragilità è quello degli sportelli di prossimità che il Tribunale di Torino intende estendere sul territorio per consentire ai cittadini di non recarsi al Palazzo di Giustizia del capoluogo per consegnare le pratiche di competenza del giudice tutelare. Il primo sportello ha sede a Moncalieri ed è gestito dall'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia. La convenzione per l'apertura dello sportello è stata firmata a Palazzo di Giustizia dal Presidente del Tribunale Massimo Terzi, dal Sindaco Metropolitano Piero Fassino e dal Sindaco di Moncalieri Paolo Montagna. La città metropolitana da parte sua contribuisce al progetto con l'esperienza di uno sportello attivato a Palazzo Cisterna per sostenere i tutori e gli amministratori di sostegno nel rapporto con i giudici tutelari. Oggi si parla rispetto al nostro bacino, che poi è anche un po' più ampio se pensiamo alle vecchie circoscrizioni giudiziarie, 1300 cittadini fragili che hanno bisogno di una giustizia vicina e accogliente. Dopo il riordino dei tribunali avevamo perso questa facoltà, oggi torniamo a dare per la prima volta come esperienza modello italiana una risposta ai nostri cittadini, il fatto di pensare alla fascia dei deboli, alla fascia dei fragili e alla giustizia rende questa esperienza ancora più straordinaria. La città metropolitana ha promosso insieme all'Ordine degli Avvocati l'apertura di sportelli a Chivasso, Ceria e Susa, città nei quali una volta c'erano degli uffici giudiziari che poi in conseguenza dei processi di riorganizzazione del sistema giudiziario sono stati soppressi, e però bisogna garantire ai cittadini un servizio e quindi noi abbiamo ritenuto di promuovere l'apertura di sportelli che consentono ai cittadini di avere le informazioni in loco dove abitano e anche di espletare almeno le pratiche più semplici senza dover ricorrere necessariamente agli uffici di Torino. Lo sportello che oggi è stato presentato di prossimità a Moncalieri consentirà ai cittadini di Moncalieri, di La Loggia, di Trofarello di poter disporre di un punto di informazione e di attivazione pratiche direttamente a Moncalieri e quindi questo faciliterà l'accesso alla giustizia per questi cittadini. Vogliamo replicare questa esperienza anche in altre città e comuni della città metropolitana proprio per consentire ai cittadini un rapporto più vicino e più facile al sistema giustizia. Secondo me il minimo sindacale è quello di aprire questi sportelli negli uffici giudiziari soppressi. A mio avviso è insufficiente, nel senso che comunque rispetto alla categoria di persone a cui ci rivolgiamo anche la possibilità di accedere a sportelli anche nell'area metropolitana o anche comunale più prossimi a casa sarebbe comunque un servizio da rendere.